Dici? Il monopattino del meccanico. Ma io sono arrivato in Ferrari, tutta la roba figa. Paolo? E non è con te? No. Allora è lì. Aspetta. Prego, ci accomodi. Paolo! Ma no, ancora il vincolo architettonico. Aspetta. Sono qua da mercoledì. Aspetta. Venga, venga, la tratteremo bene, la guariremo noi. Ma non lo vedete cura. Che non è il professore? Che giorno non è? Lo vedete che è un povero handicappato? Che giorno è oggi? Oh. Oggi è, non lo so, siamo nel metaverso, non oggi c'è è tipo ora, giorno, non c'è niente. Meta lunedì facciamo. Riportami in posta. No, vieni qua, aspetta. Devo no. andare in posta. Devo presentare. Aspetta, allora. Intanto benvenuti. Prendiamo andare in posta! Benvenuti a Fight Back, una trasmissione sul metaverso, la prima trasmissione televisiva sì? sul metaverso. Che cos'è il metaverso? Cos'è il metaverso? Non lo so. Ah, pensavo fosse una domanda trabocchetto, no, tipo lo che so. Poi mi cos'è facevi il metaverso? Sto abbiamo cazzo. Un esperto di metaverso ah. che è Davide. È quello molto basso? Eh sì, mio cugino. Ah, sì. Sai, signor cugino Nano, prego. Nano. Che cos'è il metaverso? Allora, noi abbiamo un metaverso sulla piattaforma The Nemesis, che adesso è la numero uno, e in questo metaverso praticamente abbiamo creato un mondo che è il mazzo. Hai rotto il cazzo, dai. Ma sì, ma tanto se sono sul metaverso non sanno che sono sul metaverso. Anzi, presentiamo i metagiurati, eccoli qua. Però vai. Aspetta, svegliamo intanto i nostri cari metagiurati che mamma ci aiuteranno mia. A decretare i vincitori. Allora, intanto ragazzi, spieghiamo. Cos'è che c'è? Mazzoli, fanculo, stronzo merda, viva lo zoo, De Pesce Forever. Sono tutti tuori questi. Ma questo è dove siamo collegati, da dentro mare fuori? Cioè, quello alza sono solo il pollice, detenuti. Basta. Tu sei pollice? O fai... Ah, sei amico di Pippo Palmieri che fai le robe... Che salutiamo. L'accappatoio sparato. Sì, l'accappatoio effettivamente è risentito di qualche altra puntata che abbiamo registrato. In ogni caso, beh, i nostri metagiurati sono qua per scegliere quale dei due fighters di stasera avrà ragione alla fine della Fight Back funziona così. Abbiamo due postazioni, si sfideranno due persone che la pensano in maniera opposta su dei temi abbastanza seri e delicati. Tipo quello di stasera, eh? Complottismo. Qual è la password del wifi? Come? La password del wifi di qua. Perché c'è il gatto wifi? No, perché non me ne frega un cazzo. Come no? Parliamo di complottismo. Ma tu perché ti chiami dottor Malissimo? Eh? Perché sei il dottor Malissimo? Perché non vedi che sto bene, secondo te? Ma cioè, tu lo guardi e pensi, il dottor sto bene? Sei no, in tutto, no. Un dottor sportivissimo. Quindi come va? Non sono neanche il dottor Capellissimo, tra l'altro è la cosa più imbarazzante, cioè io ho chiesto una pelata, sembra uno che deve fare un tuffo in piscina. No, sai che veramente mi viene voglia di circonciderti la testa. Chiediamo, cioè, un chiediamo ai nostri metagiurati, tra l'altro salutiamo Pierluigi Pecora che è un nostro ascoltatore sì. da 2000 anni, peggiorato tantissimo. Sì, sì, sì. Guarda che c'è qualcuno che ti imita, vedi, hai già lanciato una moda. Hai visto? Hai già... Allora ragazzi, voi avete tutti gli oggetti, perché sì. per votare la persona che volete che subisca più... diciamo punizioni, perché questo accadrà, cioè questo che sono un po' maffe le postazioni, blu e rosso, fa vedere? Dai, tutti, alzate gli oggetti. Come nelle elezioni americane. L'estintore, quello che cazzo è? Perfetto, perfetto. Vibratori, niente. No. Sì, quello è quello di lei, vedi, lei con gli occhiali usa quello. Tanto allora, per il secondo canale, quindi immagina la capienza. Quindi, parliamo di complottismo, andiamo con due ospiti. E chi sono? Due fighters. E chi lo scopriamo sono? Attraverso le clip. Guardiamoli, vai. Dove? Là. Ah, là. È una metà degli Arcade Boys, quella più bassa. Dei due è quello complottista, e in maniera pesante anche. È stato un ex ladro di rame e rivendica tuttora, con orgoglio, di essere un punk a bestia. Trova il suo riscatto sociale con gli Arcade Boys, che hanno un canale YouTube che vanta la bellezza di 500.000 erotti di iscritti. Un sacco di gente che, inspiegabilmente, sta a sentire ogni giorno quello che dicono. È anche il cantante di un gruppo di Irish punk, gli Skintoo, molto popolare in Irlanda, forse, ma che in Italia non si fila nessuno. Porca merda! E l'altra metà degli Arcade Boys, quella un po' più alta e con gli occhiali. Lui, invece, ai complotti non crede per niente. È stato un ex tecnico dei computer e gestore di negozi. Sostiene con convinzione che il loro canale da 500.000 di iscritti rappresenti l'unica critica reale indipendente sul mondo musicale. Partendo da qui ha fatto televisione e radio, sempre litigando con tutti. Gli Arcade Boys fanno anche attività di talent scout. Con la loro etichetta indipendente hanno lanciato molte giovani promesse della musica, come Madame, per esempio, e tante altre nuove voci.
Allora, benvenuti, benvenuti a Fight Back. Mettetevi nelle vostre rispettive postazioni. Barlo e Fada. Assolutamente sì. Due nomi di merda, chi li ha scelti? A me lui. Ma purtroppo lui. Mia madre la devi prendere. Ma senti, ma voi vi occupate anche di videogame quelli vecchi, giusto? Ci piacciono un sacco, ma in realtà è soltanto un riferimento, più la musica, musica. Sì. Avevamo okay. Il cabinato in ufficio, ma tirava via troppa energia, allora. Io ne ho un paio fighissimi, anni 90, però si spaccano sempre, sono tubulari, un casino. Esatto. Però non vi abbiamo invitato qua per parlare di musica né di videogiochi, ma di complottismo, perché lui è un complottista, nonostante siano amici, e lui invece è un po' più mainstream, insomma, crede alle puttanate. Scusa, io sono... È il filo governativo, no, vedi che è blu come gli sbirri. Benissimo, stiamo cominciando comunque qua, No, mainstream proprio no, Io vi avviso, a parte se ovviamente tu sarai la mia vittima prediletta, perché io sono un po' più della... Non dovrei, però sono un po' più della sua parte, però... Cercherò di essere obiettivo. Ci sono anche loro collegati, i nostri meta giurati. Buongiorno. Buonasera. Quale dei due è complottista? Complottista è lui. Portato il cappello parlante di Hogwarts un attimo per un esperimento. C'è la spagnola dentro. Sì, perché è il problema. Adesso il problema dobbiamo scegliere la sua casa. Aspetta. Vai, sentiamo. Soprattutto, dimmi se sbaglio. Un attimo, sto scegliendo la casa. Un coglione. Ok, cappello. Via, preso subito. Bravo. Soprattutto negli ultimi 2-3 anni c'è stata proprio una divisione totale di chi credeva a tutto quello che veniva detto in televisione, sui giornali, in radio anche, chi invece ritiene di aver usato la propria testa e di essersi fatto un'idea un po' diversa, giusto? Cioè. Vabbè, io toccherei il primo argomento, quello più delicato, che sicuramente io cerco di stare in neutrale, Il Covid. Il Covid esiste, sì, ma esiste anche la fame nel mondo, ma non è che tu hai fatto tutta sta dieta per contrastarla. Assolutamente. Cosa vuol dire? La prima cosa che non faccio è la dieta, ma come non faccio niente per contrastarla? Io ho mai detto che il Covid non esiste? Sì, tutti i giorni ho detto no, io non voglio vaccinarmi, il Covid. Io infatti anche il quarto di vaccino, guarda, i miei amici hanno fatto vaccini tutte settimane, ma non è che gli davano il Green Pass. Ma prima di 5 anni fa. Ma aspetta, qual è il contenzioso? Cioè, contenzioso? Contenzioso che si sparava le cose peggio dei vaccini, adesso mi rompe i coglioni. Sì, per i vaccini. Perché quello l'ho scelto io di fare. Ti è entrata roba peggiore nel naso. Il vaccino lo devi fare se hai bisogno medico, non perché altrimenti ti ricattano. Ah, lo fai. Ma tu ti sei vaccinato? Sì, per lavorare. Ne ho fatti due, ma non volevo. Io questo vaccino devi non lo farne volevo. Tre, sei illegale. Che il quarto, farti scoppiare una vena. Sei un complottista fake di merda. No, ci sono delle persone che a me facevano molto ridere, mi fanno ridere tuttora, perché erano contrarie come te al vaccino, però dicevano, ma io devo viaggiare. Io dicevo, ma dove cazzo devi andare? Dove vai? Che magari vivono a Vizzolo Predavissi e vanno a lavorare a Cormano, no, capito? No, il discorso è che uno magari era contrario per mille motivi, anche solo perché... Ma tu eri contrario perché pensavi che ci fosse dentro qualcosa? Contrario perché io ero contrario all'uso politico del vaccino. All'uso politico della strumentalizzazione del Covid. Ok. Se proprio vogliamo fare il meno... Eri contrario all'uso politico, però ti sei vaccinato perché sennò non c'avevi il foglio di via, coglione. Sì, ma io dove dovevo chi andare? Ha vinto? Che non posso però in Italia, aspetta. Coglione! Io l'ho fatto per cosa? Chi ha vinto? Per venire a te a fare i video di merda che editi, coglione! Tiragli! Coglione! Tiragli l'insalata! Cosa di tiro l'insalata che c'è gente che vuole allora, di aspetta, fare? Aspetta, facciamo una roba. Vediamo un attimino prezzo loro come merda. La pensano. Chi vi sta più sul cazzo? Perché questo... Allora, dovete alzare il... guarda, perché voi siete tutti... Propaganda. Ok, siamo... Aspetta, manca l'ultimo. Il comandino della Switch. Manca l'ultimo, rosso. Quindi, 1, 2, 3... 4, 5, 6 contro 1, 2, 3, 4. Stai sul cazzo. Porca puttana. Sto sul cazzo, perché ho ragione. Perché ho ragione, sto sul cazzo. Perché la gente è più contenta di prenderlo nel culo che fa però solito... io la penso come lui. E io infatti la penso come lui, quindi vaffanculo. Mangia tu un cazzo, mo. No, no, non è giusto. Com'è, buona? Ho visto come si mette, guarda la situazione. Che succede? La mucchina? Che fa? No, siccome lui è preoccupato, mi disinfetto le mani per mandarti a fanculo. Ah, ho capito, però guarda che quello che è preoccupato è lui, Allora aspetta, non c'è problema. No, allora. Vai a fanculo anche tu, vai. Hai visto? No, sai perché devi andare a fanculo? Perché tu sei un filo governativo di merda e tutto quello che diceva la televisione me lo ripetevi. Allora. Te sei l'italiano di merda che ancora cena col TG e guardi Rete 4! Bravo! Te guardi Rete 4! No, se guardi Rete 4, ma scusami! Ma guardi Forum ferma per farti tutto. No, Rete 4, scusami, ma non lo posso accettare. Ma te guardi Rete 4 e parti! Ma ancora! Ma perché? Vai, buttatelo nell'olio bollente! Ma cosa sta succedendo? Mi avete pastellato!
Guarda Franco, che il primo veicolo di diffusione di puttanate complottiste è proprio Rete 4. Quindi tu che guardi Rete 4? Io non guardo Rete 4! No, non devi guardare allora! Lui la parla, lui invece la critica del primo che la sostiene! Ma non è vero! Ho sbagliato? Sì! Ritirate su tutto il vomito! Ma sei un coglione! Porca miseria! Io non capisco cosa sta succedendo, non vedo più niente! C'è stata una punizione sbagliata! Ma ti ha contatto per vedere fino agli occhiali! Ho ingoiato anche il muro! Cambiamo tema, dai, allora, vabbè, Covid... No, no. Perché devi cambiare tema? No, nel senso, il complottismo ha tantissime sfaccettature. Abbiamo, per esempio, non sei terapeutista, spero. Ma no, chi è che è terapeutista? Ma che cazzo dici? So. Cosa mi stavi dicendo l'altro giorno? Questa qua è che quando tu non puoi smentire uno che ti dice il Covid piuttosto che le torri gemelle, allora gli dai del terapeutista, no? Che cazzo vuol dire? Ma guarda che cazzo vuol dire? È ovvio che c'è la 104 che creda alla qualsiasi, ma il problema sono le persone. No, perché? Scusa. Il problema. Il problema sono le persone anche intelligenti e istruite che credono a qualsiasi cosa li dicono i giornali e i telegiornali. Allora, però posso dirti una cosa, Fada? Adesso parte tutto. Io vivo in America da tanti anni e io ho vissuto la pandemia completamente diversa. Da quella che avete vissuto voi in Italia. Certo. Nessuno ci ha obbligato a fare niente, non c'era obbligo di mascherine, eravamo tutti liberi. Allora io mi domando, tu dici, vabbè, ma in Florida, in alcuni stati identici, tipo la California, che è il clima uguale, era come in Italia. Perché ha una, diciamo che appartengono a una fazione politica più di sinistra. Sì, certo. New York... idem, mentre la Florida ha lasciato tutto aperto, pure non mi sembra. Puoi ricordare al signor Kentucky Fried Chicken che la Florida ha il record di morti e malati? No, fammi parlare che non vedo un cazzo! Scusa, io non parteggio per nessuno! Usa questo! Non vede, non Marco, anche, non so, sugli alieni... Gli alieni! Aspetta, adesso ti rompo i coglioni io! Vai. Allora, mi rompi il cazzo che in America avete vissuto in maniera diversa l'America! Tu sei complottista, dovresti saperlo! Ha a cuore che muoiano più persone per tenere pulite alcune situazioni! È inutile raccontarci cazzate per il Covid! La colpa il Covid degli ha ammazzato delle genti! La colpa degli americani, io sono sempre stato il primo a dirlo, eh! Allora, scusa, ho sbagliato te! Hai sbagliato! Allora vai, beccati! Hai figa! Ma era duro! No, allora, vogliamo parlare di alieni. Allora, noi sul nostro canale da 500.000 di iscritti abbiamo intervistato anche gente che tratta, diciamo, il fenomeno degli antichi astronauti. Beh, c'è Caria, per esempio, è uno molto forte. Sì, ma lui sta a casa sua che... Sì, ma Caria, perdonami, questo dice che parla con gli alieni la Madonna che lo rapiscono per adesso. Magari è vero, però... Ognuno è di parte, vive lui, di le sue abduction come vuole. No, vabbè, abbiamo intervistato Malanga, anche Biglino, che lui, traducendo la Bibbia, ha trovato delle cose. Perché la gente deve dire... Io credo nella scienza e quindi questa cosa è impossibile. Perché? Che cazzo? Allora, la scienza... Questo non è un atteggiamento scientifico. Ma perché stai litigando con te? Non capire, litigare con me questo. Tu non sei scientifico. Non lo so. Perché stai litigando con te nei suoi fratellini? E tu ti guardavi una volta alla macchina del tempo con Paone e mi parli di scienza. La scienza è fatta di discussioni, no? Sì. Cioè, si mette sempre in dubbio, altrimenti non puoi... Sì, ma a me lo stai spiegando, ma io lo so, è meglio di spiegarglielo, perdonami. Un attimo questo uomo. Perché tu mi devi rompere i coglioni dicendo che tutte le mie teorie... Ah, ma dove le leggo? Perché tu racconti le minchiate che leggi su Facebook. A te non guardi i giornali, ma leggi cazzo di meme su Facebook e ti convinci che sono veri. Credo che Paolo voglia dire quello roba. Che vuole. Prego. No, dai, no. Dai, ma io tu hai questa merda liquida. Ma questa è farina. Mi ha tanto impiumato, ma cazzo sono diventato. Abbiamo finito. Mentre visto che... Dopo la pandemia, casualmente, si parla solo di guerra adesso. Ma c'è una guerra, sai. Sì, ma la guerra c'è dal 2014, però quella guerra... Dietro. La guerra c'è dal 2014. Io ho fatto una live su Twitch dove facevo vedere i servizi di Rai 2 dove dicevano siamo nella trincea russa, gli ucraini ci sparano addosso. Adesso sono solo i russi che sparano. Com'è sta cosa? Perché Wikipedia cambia gli articoli e la strage di Odessa è diventata... Quindi adesso neanche Wikipedia! Neanche Wikipedia! Scritto Wikipedia è la merda filogovernativa fatta da quelli come te!
capito? Ma io sono filo governativo. Sì. Io e le forze dell'ordine abbiamo solo una cosa in comune, le denunce. Basta. Sì, Quante? Basta. Quante? Adesso perché due. Io li scriscio. Eh sì, ma sono per me. Cioè... Sono dei pivelli. Per... I metagiurati in tutto questo. Sì. Hai metagiurati. Ah, giusto. Aspetta, bisogna fare una domanda precisa. Vediamo, hanno dei cartelli. Marco, sei un credulone, ma vai a fare in culo. Tanto morirete tutti a breve, tranquilli. Noise, dove sta la Lambo? E quella ormai è andata. Fumagazzi.it, io credo nei pelati. Vediamo, giralo però. Eh no, perché è la telecamera che inverte in realtà. Open è il peggio? Open è l'azienda che ha aperto Mentana per fare fact check. Parli delle cose, non sai neanche di che cazzo stai parlando. Ma sputati in faccia. Ma no, no, sì, no, no. In cosa fa? Sai cos'è il fact-checking che tanto declami? Io ho pubblicato una copertina di Urania, no? Una copertina di Urania? Oh, finita! Vai, vai, vai! Sono i vecchi romanzi di fantascienza. 96, vai a fare il culo! Shh, fallo finire. E il fact-checking è uscito sotto dicendo questa roba non è vera perché non ha fonti credibili. Era la copertina di un film fantasy. Senza andare troppo lontano. Eravamo tutti davanti alla televisione, tutti insieme, l'abbiamo visto tutti, il rettiliano, no? Draghi, che è un rettiliano, sì, certo. Il rettiliano a un certo punto dice: se non fate questo vaccino vi contagiate, invece se ve lo fate, sì. Invece alla fine poi vi siete contagiati tutti e il Covid l'avete fatto tutti, quindi ha detto un enorme coglione. Allora, io vaccino per la poliomielite, sparisce, vaccino per l'ebola sparisce, vaccino per quel cazzo che vuoi, vaccino per l'influenza. L'influenza c'è sempre stata. Il vaccino stagionale dell'influenza non funziona. Cambia per nessuna ogni influenza. Volta l'influenza con diversi cazzi. Sì, dipende da chi prende i soldi per fare le ricerche. Cambia, è retroattiva. Intanto qua si parla di rettiliani e anche Massimo Boldi è un rettiliano. Quindi adesso non so Massimo qual è la Boldi, cosa no. Ma no, quindi fammi capire. Massimo Boldi no. Quindi fammi capire. Quindi fammi capire. No, adesso gli racconti. Dimmi cosa gli hai mai detto stamattina di Massimo Boldi. Diglielo, cosa gli hai detto di Massimo Boldi? Massimo Boldi hai detto. Ha detto che Mike Buongiorno era un rettiliano, anche, però... No, però scusa, questa non te la posso passare. Ha detto lui! No. Oltretutto, sai cosa vuol dire ta 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 ta, ta il rettiliano? Sì. Vuol dire amo i terrestri, ta, ta 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 ta. Quindi lui è un rettiliano buono. Ma quindi fatemi capire, dobbiamo credere a che noi siamo un'evoluzione della scimmia, però manca l'anello mancante che non sei visto. Ma non è mai vera questa cosa! Ma dove l'hai letta? Su Urania! Non è vero! È un essere che da una parte è diventato scimmia, dall'altra è diventato uomo! Non è mai vera questa cosa che manca l'anello mancante! L'anello mancante manca la tua fidanzata! Fermi tutti! Abbiamo pochi minuti ancora. Per favore, dottor Malissimo, lei è un mezzo scienziato. Quando si parla di questo, è l'altra metà che ci preoccupa. Sì. Lei è un esperto, mi scusi, cioè qua mi serve il suo intervento. Sì. Cosa posso fare per te? No, mi scusi, lei che è mezzo scienziato, sì. Se ci può dare un suo parere, perché qua questo piglia per il culo qualsiasi persona che la pensa in maniera diversa, questo un po' lo asseconda, lui forse è un po' estremo, lei ha la risposta. Prego. Mamma, che puzza di merda che c'è qua dentro. È una roba... Prego, dottore. Vomito. Dottore, mi scusi, vada, non si concentri su quello, lasci stare la carta. È una roba... Non vada, riesco. Vada. Vado? Vado allora. No, non vada via. Vado. Stia qui con no, noi. No, io vado. Voglio sapere cosa ma ne pensa lei. Andare. L'evoluzione umana. Discendiamo tutti dai ragionieri. È vero. Dagli antichi ragionieri, mm-hmm. della ragioneria, mm-hmm. il continente unico della ragioneria. Sì, la parte ragioneria. Da cui sono arrivati tutti i ragionieri moderni. E di cosa vivevano? I ragionieri? Di conti. Di conti. Allora se devi fare la cocorita, sei sulla spalla. Non so. Ma ci sto. Chi è lo specialista? Mi scusi, perché io ho letto il suo libro, Rubare il nasino ai cani. Mi scusi, il discorso della scimmia, l'evoluzione, l'anello mancante. La scimmia nasce dalle spalle, mm-hmm. dei drogati e si sposta. Come sono stanco. Maledizione. Porca puttana, mi si è ritorta contro sta cosa. Eh sì. Fanculo. Senti, scusami, quindi secondo il signore là, a scuola si insegna l'evoluzione, la teoria dell'evoluzione. Ma è una stronzata. Sì. E poi vi ricordo che adesso ormai l'unica verità è una teoria. L'unica verità è una teoria. TG4, secondo lui. No, ascolta, la teoria dell'evoluzione è una teoria. Se leggiamo i diari di Darwin, che in realtà l'ha scritto insieme a un altro suo socio, sì?
L'altro suo socio dice che è comprovabile per tutte le razze tranne quella umana. Sai che è comprovabile? Che cazzo ci fai qua? Dai, dai, dai! Mi sto dando sempre a me? Mi sto dando sempre a me? Tiè, a merda, tiè! Le tue stronzate di merda, to, tieni tre. No, allora, il problema qua è sempre solo uno. La gente è più contenta di prenderlo in culo che di capire le cose. In effetti, vabbè, si dice meglio una bella bugia che una brutta verità. Ma guarda che la bugia è proprio il complotto. Cioè la necessità del complotto. No! Nasce. Satana esiste e la sua più grande bugia è far credere che non esista. Ma esattamente questa è la stessa bugia. Cioè il complotto nasce perché le persone non accettano che le cose succedono. Allora tu devi dare una spiegazione. Questa spiegazione è: c'è una grande elite che è responsabile della tua infelicità quando tu sei la ragione della tua infelicità. Finché. Non ci sono le elite, signori! Non ci sono le elite! Non ci sono gli industriali, non ci sono i banchieri, ragazzi! Ci sono le elite! Io non posso dire negro che mi bannano! Non ci sono le elite! Allora tu dimmi! Bilderberg! Cosa ne pensi? Bilderberg! Sono delle brevissime persone e non esistono soprattutto. Allora, scusa, però. Sì. Però. Allora, tu 100 no, potenti di dire una roba, cazzo! Sennò scusa, mi tocca fargli del male alla no, così. No, però adesso non puoi schiacciare i pulsanti così senza che abbiano fatto niente. Su, dai. È veramente da stronzi. Cioè, allora, eravamo d'accordo che si schiacciava questo pulsante solo quando dovevano essere puniti. Hai ragione. Invece tu poi che cosa fai? Schiacci così anche quando non devono essere puniti? E allora cosa succede? Che poi li puniscono e loro sono innocenti. E la gente da casa non capisce che noi schiacciamo. Ma c'è solo mirazza io qua! Pure freddo! Ok. E quando uno dice qualcosa che esce dagli schemi, allora siccome non lo accetti... È un coglione! Ah, terrapiattista, sì. Fantascienza! Tra l'altro Fabio, là dietro c'è qualcuno che ti dà ragione. Chi è che dà ragione ad Alizé? Vediamo. Ha ragione. Ma vai a fare in culo. No, aspetta, scusa. Dai, lei ha solo... Ma per favore. No, Marco, abbi pazienza. Lei ha solo strappato una pagina della Bibbia. Ma bravo, Alizé, cosa? Vi siete fatti inculare tutti. Tutti vi siete fatti prendere per il culo. No, siete voi che pensate di essere stati più furbi. Scusami, ma alla fine... I più furbi di sto cazzo. Tu hai fatto il vaccino, per esempio? Certo. Hai preso il Covid? Non l'avevo preso neanche prima. L'hai preso? Mai. L'hai preso 4 volte, pezzo di merda! No! Sei pure bugiardo! L'ho detto perché non volevo lavorare! 4 volte! L'ho detto perché non volevo lavorare! Non l'ho mai avuto! Pezzo di merda! C'abbiamo il video! Non l'ho mai avuto! Le foto! Io sono una persona che crede alla scienza! Scappa con questo tappeto volante! Andiamo! Tu credi alla scienza? Stop, la scienza che ti diceva se superi 100 all'ora il corpo umano si sfalda 20 anni fa! La scienza che diceva... Oh, fascia di banale! La scienza che diceva... Stoppati! Allora, venite qua in mezzo! Portami lo scotch! Attenzione, dobbiamo far votare ovviamente i nostri giurati in collegamento. Questa è stata bella attesa, eh. Allora, dovete votare quello che secondo voi perde. Quindi dovete alzare il colore della persona che secondo voi ha detto più cazzate e che merita l'ultima punizione. Ok? 5 secondi, vediamo. Pensateci un attimo. Rosso. Madonna mia. Chi merita la punizione capitale? Rosso. Vabbè, ma non ce n'è uno che si è messo con la luce giusta, li fate votare questi. Ci sono tutti marroni. Blu. Sono tutti contro luce, ma che cazzo uno, ne sapete 1, 2, 3, 4 blu contro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rossi. Non sanno usare una webcam. Perché sei complottista. Questi sono i 104, non sono la carica, lo Zoli 104 avete qua. Attenzione, Barlo. Vuol dire cazzate. Per te c'è una sorpresa. Eccolo. Una brutta sorpresa perché questa è la nostra Mystery Box. No. Beh. La Mystery Box. Ah, trattieni il respiro. La Mystery Box. Mystery. Perché adesso la facciamo entrare. Attenzione. No, non ti spaventare, non ti preoccupare. No, è faccio quello che pensi. C'è molto peggio. C'è il cadavere di tua nonna lì dentro. Sì. Secondo me c'è un cadavere. Allora, tu mi confermi che sei... complottista? Sì. Vieni qui. Se una persona curiosa vuole sempre vedere la verità. Bravo. Allora cerca la verità dentro la Mystery Box. Mamma mia. Allora, bussa. Io ho paura. Ma no, bussa. Quel James Care di merda, scivolo, c'ho la merda. Ma vai tranquillo, bussa. Busso. Bussa. Gigi Alli. Oh
Grazie anche Benedetto. Pensa che ti piacevano ste cose una volta. Ho provato a difenderti. No, ma qua non è andata benissimo. Ci ho provato. Lui non ha finito però, perché c'è un'usanza in questa trasmissione. Oh, 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 un applauso. E con questo noi vi ringraziamo, vieni un attimo, vieni qua, ringraziamo gli Arcade Boys, li potete seguire su Instagram, siete giusto? Su YouTube. YouTube, perfetto, io sono curioso adesso di vedere che cazzo vi dite la prossima volta, c'è odio profondo adesso immagino. Assolutamente sì, ma è una roba che succede tutte le mattine, io te lo giuro su mia madre, succede tutte le mattine. Se tua zia che ha la terza media e ha 70 anni si accorge che c'è qualcosa che non va, vuol dire che è talmente lampante, ma è talmente lampante. Quello è il problema, che siamo un paese di ignoranti. E tu per differenziarsi fai il filo governativo. Ma qua filo governativo! Vai. Quale filo governativo? Tu hai votato lista civica. Che programma di merda. Momento di chiudere, ciao a tutti, grazie, ciao. Eccomi qua. Scusi, ma sono in ritardo? You know when it click click through to the system is possible.